Hi guys! Hello! Regà, qui c'è fa... Ciao a tutti! Oh, oh, oh. Ho detto ciao a tutti! E dico ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Allora, qui abbiamo un problemino di fondo. Regà! 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 C'è capito addirittura, regà! Tanto così di crescita. È mia intenzione mantenere però le radici comunque del mio colore, eh? Quindi mi sto lamentando. Terra. Qui. E quindi le radici le lasciamo così, ma così è troppo. Quindi dobbiamo andare a accorciare un po'. E dobbiamo andare a sfumare. Oh signore. Dobbiamo andare a sfumare. E perché sì, dico dobbiamo? Perché ovviamente la tinta gliela farò io. I capelli ricrescono, mia figlia cresce, punto. Quindi questi momenti non potrei più, cioè non potrò più averli. Quindi, ma sì, si vive una volta sola. No, niente. Cioè, per carità, sono solo capelli, ricrescono e di certo non baso la mia bellezza interiore o esteriore su dei capelli. Ma poi ti farò rasata quando dormirai, ti Ma io vorrei essere rasata. Pure io qua, tutta qua. Really? Sì. Non posso? Beh, sei piccola. Mamma! Pure i bambini piccoli, i bambini piccoli, quei maschietti possono. Cavolo, c'ha ragione però. Cioè, no, di il tuo ragionamento sei, perché c'ha ragione. Allora, praticamente io voglio la rasatura tutta qua e qua. E mamma ha detto, ma sei troppo piccola per farla. E io ho detto, scusa mamma, capito che sono piccola? Piccola. Oh no, mamma. Ma se i bambini piccoli maschietti se lo possono fare, perché noi donne, che io sono una donna più alta di quelli addirittura che si fanno i neonati rasati. Vabbè, neonati no, quelli piccoli dell'età di Zoe sì. Sì, e perché io non posso? Che ho 9 anni? Regà, c'è un'argomentazione che non posso controbattere in alcun modo. Perché lei non si dovrebbe fare la rasatura solo perché è femmina? C'ha ragione, solo che... C'è una ragazza che ce l'ha. Quello che ti sto dicendo è questo, cioè la tua argomentazione è validissima. Nel senso, non è che noi donne non possiamo fare una cosa o altro, solo che secondo me te la vedrebbero, diciamo, male le maestre a scuola. Ricresce! Ne voglio parlare con te in separata sede, cioè quindi a telecamera spenta. Però secondo me Lara ha comunque fatto un punto di riflessione importante, secondo me è molto figo. E mi piace che mia figlia inizia a darmi questi spunti e relazionarsi così a me. Cioè ne parliamo proprio delle cose, mi piace. Vorrei sapere anche cosa ne pensate voi sotto i commenti. Però è uno spunto di riflessione interessante, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma se mi faccio tipo... Non ti allargavo. I capelli hanno passato mare, piscina, calore vario, perché comunque il sole, la piastra, e falli dei boccolosi, e falli così, ne hanno passate di ogni, ma li devo anche preparare perché tra poco succederà qualcosa ai miei capelli. Però ho troppa ricrescita, come vedete, cioè è proprio troppo stacco, e oltretutto sto scoprendo il mio colore di adesso, che è questo qui che vedete. Mi è cambiato il colore negli anni e io sono molto felice perché non ho mai avuto un colore così pieno, bello. Mi piace veramente tanto e mi sembra un po' simile a quello di Lara adesso. No, dai, abbiamo lo stesso colore, è fighissimo. Che siamo io però. Figo. E fatto sta, quindi mi piace tanto. Vorrei poi quando mi cresceranno i capelli proprio farmi che il biondo parte ancora più da sotto. Però adesso con questa mezza lunghezza e faccio molto prima a scurire nel caso piuttosto che schiarire. Quindi adesso voglio alzare un po', soprattutto per dietro, perché il davanti riprenderò queste ciocchette qui un po' sfumate. Ma dietro, cioè, guardate quanto su. Quindi adesso io farò le sfumature attaccate alla radice e Lara mi farà tutte le punte. Che bello! Che fingers, raga. Allora, inizio io con solo queste cosine un po' davanti e il dietro. Mi guarderò con lo specchio. Vedete che si vede proprio dove c'è la ricrescitina? Io andrò anche più sopra con qualche striscia. Wow, wow! Parrucchiere all'ascolto, non tremate troppo. Come tecnica, voglio dire, sono anche organizzata. Ho addirittura un pennello. Dove vedi scuro tu metti? Vai. Mamma. Dove sta scuro tu metti? Ma. Opa.
Vai, va. Zoe, ragazze, attente. Sembra cacca di piccione. Faccio trascorrere il tempo. Quando è il momento di sciacquare, faccio una cosa, ovvero gli do giù con un altro po' di tinta e speriamo bene. Raga, prendetemi per pazza, ma io non vedo nessun miglioramento. What? Raga, letteralmente sono passati altri 15 minuti, non è successo nulla ai miei capelli. Non ho fatto niente, non me lo spiego. Sciacquo tutto, faccio una maschera blu e ci vediamo tra poco. Boh, io scioccata. Non è perché voglio fare cattiva pubblicità, altro. Io questa marca, che molti conoscerete, l'ho usata altre 800 volte. Ma ce l'avevo nel cassetto da un po'. Non l'ho comprata adesso, l'ho comprata tipo 3 mesi fa. Può essere che questo è il problema? Però mi sembra strano. Io questa marca la utilizzavo quando ero mora e la sono sempre fatta, sono sempre stati pazzeschi. Però raga, non sta lavorando proprio. Questo è un super schiarente. Boh, vabbè, mi sciacquo, non lo so. Raga, non è uscito assolutamente niente. Che delusione, raga. Ma non ha fatto proprio niente. Oddio, forse leggermente schiariti? Forse un pochino la schiariti? Ed asciugo e torno da voi. Raga, ritiro tutto. Non è che non ha fatto, è che ha fatto troppo poco. Invece di schiarire i punti che volevo, ha schiarito uniformemente tutta questa parte qui. Come cosa con l'aria è stata divertente, nella realtà però è stato un epic fail. Ora vi abbasso la luminosità pure per farvelo vedere in più modi, così con la luminosità abbassata sembra proprio uguale a prima. In realtà non è uguale a prima, però è come se lo fosse, anche peggio. Quindi qui, non so adesso quanto vedete, il mio intento comunque non l'ho raggiunto, perché il mio intento appunto era avere un colore sopra più uniforme. Sicuramente ha tolto lo stacco, cioè ha fatto comunque una sfumatura che non mi dispiace, però non è quello che volevo, cioè volevo una cosa molto più, che si vedesse molto di più. E invece ho fatto una maschera un po' blu sulle punte, ha caricato troppo perché erano un po' provate, adesso sono anche mezzi, non li ho ancora né piastrati né tantomeno li ho, secondo me li dovevo sciacquare di più perché è rimasto un po' troppo grigio. Quindi niente raga, epic fail, però con Lara sono stata bene. Vabbè, ci sarà una parte 2, in realtà anche una parte 3, perché andrò a fare qualcosa di molto molto bello ai capelli. Diciamo che per ora mi accontento fino a domani, quindi per 24 ore mi accontento. Non vedo l'ora di farvi la parte 2, dove sistemiamo ancora di più la situation. Comunque poteva andare peggio, mi potevano cadere i capelli o poteva venire un colore pazzo, cioè alla fine così è come se quasi non fosse successo nulla. Cioè, dai, va bene, mi accontento, è stato divertente, va bene così. Dicevamo, che ne pensi tu? Questo è bellissimo, quello è il colore se non ti è riuscito. Cioè, ti piacciono lo stesso, anche se non è uscito il colore? Mi piacciono lo stesso. Bene, grazie amore. Va bene, è stato divertente però, dai. Comunque abbiamo passato un momento insieme. Dove? Quindi va bene sempre. Basta passare dei momenti insieme. Vero? Sì. E vabbè, ci vediamo nel prossimo video allora, amori miei. Ore 14:30. Sempre qui, sempre su questo canale. Love you!